A mio avviso, ora siamo alla resa dei conti. La sinistra deve capire da che parte stare. Se con il bene dell'Italia o contro l'Italia. Come la faccenda è molto complicata, la faccenda dell'immigrazione, è ovvio che non c'è una soluzione unica. E quindi si prova a farne tante, a cercarne tante. Poi è ovvio che se sulla tua strada trovi, una volta che fai l'accordo con la Tunisia, trovi la sinistra che va in Europa e cerca di fomentare la sinistra europea contro l'accordo in Tunisia per farlo saltare. Poi un'altra volta che hai deciso di fare un provvedimento, trovi il magistrato che scarcera quelli che stanno dai CPR. Quindi evidentemente devi cercare tante soluzioni. Questa è una soluzione. Ma da che cosa parte questo ragionamento? Spostarli in Albania. Spostarli in Albania è ovvio che c'è tutta la procedura, ma siccome cosa succede spesso nei nostri centri? Che gli immigrati arrivano nell'attesa in cui si decide, alcuni hanno diritto a rimanere, altri non hanno diritto a rimanere, ma nel frattempo che tu decidi, questi se la sono dati a gambe, giusto? Scappano per l'Italia. Bene, d'ora innanzi scapperanno in Albania. È vero che sono sotto la giurisdizione italiana finché stanno nel centro, ma quando vanno fuori non sono più sotto la giurisdizione italiana, sono sotto la giurisdizione albanese. Questo è ciò che non si dice, ma è la realtà. E quindi non stanno in Italia, stanno in Albania. E deciderà l'Albania come trattare queste persone che scappano dai centri. Come succede in Italia, purtroppo abbiamo 1000 garanzie e delle persone che non devono stare in Italia perché non hanno i requisiti e devono essere rispedite al loro paese, finiscono tranquillamente per vivere e campare e approfittare della nostra legislazione. Questa è la sentenza. Due piccole cose. A me fa molto specie vedere un premier albanese che dice lo faccio per l'Italia perché dobbiamo qualcosa all'Italia e una sinistra che si oppone a qualche cosa che è per l'Italia e si schiera addirittura contro questo provvedimento chiedendo di cacciare dal Partito Socialista Europeo il premier, amico loro perché è amico di D'Alema e amico di Letta. Andate sui siti e vedete cosa dicevano questi signori fino all'altro giorno di Edi Rama. Oggi vogliono cacciarlo dal PSE perché ha aiutato l'Italia. E allora mi domando, ma questa sinistra aiuta l'Italia o è contro l'Italia? Voglio fare un appello a Paolo Del Debbio. Mandi per favore più volte l'intervista a Casarini, perché uno che è stato contro tutto e oggi ci dice che bisogna governare l'immigrazione, detto da uno che non ha mai governato nulla, neanche se stesso, è uno spot per capire cosa non bisogna fare. C'è un